Come quella di ogni uomo, anche la storia di ciascuno dei più celebri personaggi del passato, alla fine ha avuto lo stesso epilogo. Una conclusione concretizzata con una splendida dimora, una tomba. Una tomba per morire. Nessuno di essi ebbe mai una tomba per vivere. Vi potrei parlare di tanti uomini fondatori di altrettante religioni. Vissero il loro tempo e poi ottennero una tomba, ma una tomba per morire, una tomba occupata dai miseri resti di un corpo disfatto, una tomba chiusa, una tomba che ha tanfo di morte, una tomba per morire. Non è lo stesso per il cristianesimo. Il suo fondatore, Cristo, non ebbe una tomba per morire, ma una tomba per vivere. La sua è una tomba aperta, una tomba vuota, una tomba che profuma di vita, una tomba per vivere. Il cristianesimo, infatti, è la religione di un uomo risuscitato, un Dio vivente. Geremia 10:10 afferma: Ma il Signore è il vero Dio. Egli è il Dio vivente, è il Re eterno. Il Dio vivente non poteva restare imprigionato in una tomba. La sua, perciò, non fu una tomba per morire, ma una tomba per vivere. Ma solo Gesù ebbe la sua tomba per vivere? No, la possiamo ottenere anche noi. E allora, che cosa rappresenta la nostra tomba per vivere? Ecco il nostro titolo, Una tomba per vivere. Il sottotitolo, Il Dio della rinascita. Eccone le varie parti. Prima parte, che cos'è la tomba per vivere? Seconda, qual è la forma del battesimo? Terza, qual è il significato del battesimo? Quarta, quali sono gli elementi principali del battesimo? Quinta, quando bisogna battezzarsi? L'Apostolo Paolo afferma: Noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù e siamo stati battezzati nella sua morte, e siamo stati dunque sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato, così anche noi camminassimo in novità di vita. Battezzati come Cristo, morti come Cristo, risuscitati come Cristo, viventi come Cristo. Ecco la tomba per vivere, il battesimo. Infatti è il battesimo che ci assicura la vita eterna. Ma attenzione, non basta avere praticato un battesimo qualsiasi, occorre il battesimo di Cristo. Il battesimo di Cristo è quello che Gesù comandò e praticò egli stesso. Certo, ai nostri tempi si praticano diversi tipi di battesimo. C'è il battesimo per immersione, che consiste nell'immergere il candidato completamente dentro l'acqua e viene somministrato agli adulti. C'è il battesimo per aspersione, che consiste nello spruzzare un po' d'acqua sulla testa e viene somministrato ai bambini. C'è il battesimo per infusione, che consiste nel versare un po' d'acqua sulla testa e viene somministrato ai bambini. E poi c'è il battesimo per anguria. Beh, forse è la prima volta che ne sentite parlare. Ebbene, io non ne avevo mai sentito parlare fino a quando un mio collega mi raccontò una storia divertente, ma vera. Questo mio collega in una conferenza pubblica parlò del battesimo. Alla fine dell'esposizione un bambino gli disse: Io conosco un tipo di battesimo che lei non ha menzionato. Quale? Gli chiese il mio amico. Il battesimo per anguria. Il mio amico dovette convenire che non conosceva questo tipo di battesimo. Allora il ragazzo gli spiegò come stavano le cose. E sa, gli disse. E ce lo hanno raccontato a scuola. Giorni fa un gruppo di amici stava attraversando il deserto quando uno di essi decise di battezzarsi. Non c'era acqua nei dintorni, però avevano un'anguria, per cui lo battezzarono con il succo dell'anguria. Certo, questo può farci sorridere, ma è sintomatico della tendenza umana a cambiare le cose a proprio piacimento. In realtà il vero battesimo di Gesù è uno solo. Infatti, v'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo battesimo, uno solo. E allora, quale? Che tipo? Che forma?
Il vero battesimo è quello per immersione totale dentro l'acqua, e ciò è chiaro da quattro ragioni. Prima ragione, il significato della parola battezzare, dal greco baptizein, è immergere totalmente dentro l'acqua. Seconda ragione, Giovanni Battista battezzava a Enon presso Salim perché là c'era molta acqua. Giovanni Battista si recava a battezzare nei punti del fiume Giordano dove c'era molta acqua proprio per poter immergere totalmente in essa i candidati al battesimo. Se si fosse trattato di versare un po' d'acqua sulla testa, si sarebbe recato in punti dove c'era poca acqua. Terza ragione, i battisteri delle più antiche cattedrali cattoliche testimoniano del battesimo per immersione, perché sono costituiti da una grande vasca nella quale il candidato poteva essere immerso completamente. Solo in Italia ne abbiamo 66. Per esempio gli antichi battisteri di Milano, Pisa, Firenze, Cremona, eccetera. Fu verso il 1200 che venne introdotto il battesimo per aspersione, ma questo non è il vero battesimo di Gesù. Quarta ragione, perché Gesù stesso si sottopose al battesimo per immersione. Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli usciva fuori dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Se Gesù usciva fuori dall'acqua, vuol dire che per essere battezzato era sceso dentro l'acqua, quindi era stato battezzato per immersione. Praticare il battesimo nella sua giusta forma è importante perché la forma giusta conserva il giusto significato. Ma qual è il giusto significato del battesimo? Noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo stati dunque sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato, così anche noi camminassimo in novità di vita. A partire da questo testo, il significato del battesimo è costituito da tre aspetti: la commemorazione del sacrificio di Cristo, la conversione e l'entrata ufficiale nella Chiesa. Esaminiamo questi elementi. Il battesimo commemora il sacrificio di Gesù. Il candidato dentro l'acqua rappresenta la morte di Gesù. Il candidato sommerso nell'acqua rappresenta la sepoltura di Gesù. Il candidato che riemerge nuovamente fuori dall'acqua rappresenta la risurrezione di Gesù. Questi tre elementi commemorano le fasi del sacrificio di Gesù che hanno reso possibile la nostra salvezza eterna. Il battesimo rappresenta la conversione. Il candidato dentro l'acqua rappresenta il suo pentimento, vuol dire che il suo essere peccatore è morto, cioè egli è pentito e decide di cambiare vita. Il candidato sommerso dall'acqua rappresenta il perdono, significa che egli è lavato, cioè tutti i suoi peccati sono stati perdonati. Il candidato che riemerge fuori dall'acqua rappresenta la rigenerazione. Vuol dire che è rigenerato, è risuscitato a una nuova vita, è una persona nuova. Non significa che è perfetta, ma che si avvia verso la perfezione. Esemplifichiamo con uno schema. Mi sto allontanando da Dio per andare verso l'io, per vivere in maniera egoistica. Mi pento, faccio dietro front e seguo la via verso Dio. Questa inversione di marcia è la conversione. E si manifesta pubblicamente mediante il rito del battesimo. Il battesimo è una pubblica testimonianza dell'entrata ufficiale nella Chiesa. È importante che tale testimonianza sia pubblica. Gesù disse infatti, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Mediante il battesimo si diviene ufficialmente membri del corpo di Cristo, la Chiesa. Thank you.
Giovanni Battista dichiarò: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Egli vi battezzerà con lo Spirito e col fuoco. Quello praticato da Giovanni Battista era un battesimo di acqua, ma Gesù, egli dice, lo avrebbe integrato con lo Spirito Santo e col fuoco. Ecco i tre elementi principali del battesimo: acqua, spirito e fuoco. Si tratta di tre elementi che costituiscono l'unico tipo di battesimo. Per capire il significato dei tre elementi, ricordiamo che battesimo significa immersione. Battesimo di acqua significa immersione nell'acqua per essere simbolicamente lavati, cioè perdonati dai peccati commessi in precedenza. È il rito, la forma, l'aspetto esteriore. Battesimo di spirito significa immersione nello spirito, cioè la decisione di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, di ubbidire a Dio pienamente. È la conversione, l'aspetto interiore, la genuinità della trasformazione, senza di cui il rito sarebbe un semplice tuffo nell'acqua. Battesimo di fuoco significa immersione nel fuoco. Come il ferro viene arroventato nel fuoco per poterlo plasmare e rendere più resistente, così il cristiano deve resistere al fuoco della sofferenza e delle tentazioni per essere plasmato da Dio e rafforzare la sua fede in Lui. L'immersione nel fuoco rappresenta perciò la continuità della decisione, insomma, che il battesimo non deve essere un fuoco di paglia. Quando bisogna battezzarsi? Il battesimo deve essere fatto all'età della ragione, prevalentemente dall'adolescenza in poi. Non da bambini, perché al bambino manca l'autonomia decisionale e non ha peccati dai quali essere perdonato. Naturalmente anche l'adulto lo deve fare per decisione personale, quando è veramente convertito e istruito nella verità della Bibbia. In tal caso non si dovrebbe rinviare. L'Apostolo Paolo era un peccatore. Quando gli apparve Gesù, egli rimase cieco per 3 giorni. Finalmente si convertì a Cristo e recuperò la vista. Allora, che gli disse Anania? E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il nome di Gesù. Il battesimo può essere rifatto. Quando? In 2 casi, quando quello ricevuto non è stato il vero battesimo di Cristo e quando c'è stata apostasia. Approfondiamo i 2 elementi. Primo caso, il battesimo deve essere rifatto quando quello ricevuto non è stato il vero battesimo di Gesù, cioè quando è stato fatto da neonati, quando è stato fatto nella forma sbagliata e quando non è stato fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Infatti alcuni battezzano solo nel nome dello Spirito Santo, altri solo nel nome di Gesù, altri non riconoscono Gesù come persona divina. Se si è ricevuto un battesimo di questo genere, quando si conosce la verità completa, bisogna ribattezzarsi. La Bibbia lo insegna chiaramente. Paolo a Efeso trovò alcuni discepoli ai quali chiese: «Con quale battesimo siete stati battezzati?» Essi risposero: «Con il battesimo di Giovanni Battista». Paolo disse: «Giovanni vi battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè Gesù». Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Secondo caso, il battesimo deve essere rifatto quando c'è stata apostasia, e cioè quando qualcuno, dopo essere stato battezzato del vero battesimo di Gesù, si è allontanato dalla verità e dalla comunità, e poi, pentito, chiede di essere riammesso. Thank you.
Io sono cresciuta in una famiglia avventista e conosco anche molte altre famiglie avventiste. E ho assistito a diversi battesimi di ragazzi pressappoco della mia età, forse anche un po' più grandi. E sono stati tutti belli, però quello che mi ha colpito di più è stato il battesimo di mio fratello. E c'erano molte famiglie invitate, avventiste, non avventiste. E quello che mi è rimasto più impresso è stato quando mio fratello è sceso nelle acque battesimali, e soprattutto il fatto che è stato battezzato da mio padre, che come, cioè, ha una funzione particolare nella nostra chiesa, quindi ha il diritto di, cioè, di poterlo battezzare. Mi sono rimaste impresse le sue parole quando gli ha detto che gli ha letto un versetto della Bibbia, gli ha detto che Dio gli sarebbe stato vicino in qualsiasi momento, soprattutto dopo che si sarebbe battezzato avrebbe fatto delle esperienze più o meno belle, ma Dio gli sarebbe stato sempre vicino. Io mi sono commossa molto e se è stato bello quello di mio fratello, penso che anche il mio potrebbe essere forse anche più bello. Solo il cristianesimo ci può fornire una tomba per vivere. E si tratta del battesimo. Qual è la forma del battesimo? È quella per immersione totale dentro l'acqua. Qual è il vero significato del battesimo? Commemorare la morte, la sepoltura e la resurrezione di Gesù. Simboleggia il pentimento, il perdono e la conversione. Quali sono gli elementi principali del battesimo? L'acqua, cioè il rito esteriore. Lo Spirito Santo, cioè la conversione interiore, il fuoco, cioè la continuità della decisione, anche malgrado tentazione e sofferenza. Quando bisogna battezzarsi? All'età della ragione, per decisione personale, se si è istruiti nella verità. Bisogna ribattezzarsi se il primo battesimo non è stato conforme alle prescrizioni della Bibbia o quando qualcuno ritorna ufficialmente in comunità dopo essersi allontanato. Oggi, cari amici, è il giorno della salvezza. Oggi lo Spirito Santo sta parlando ai vostri cuori. Secondo la tua professione di fede e in armonia con il mandato concessomi da Gesù Cristo per tramite della sua Chiesa, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Mi sentivo un pochino vuota dentro, avevo bisogno, cioè cercavo qualcosa ma non sapevo che cosa. Ho passato un periodo difficile, però interiormente, una cosa personale. Quindi ero molto nervosa, irrequieta, litigavo con tutti. Poi dopo invece piano piano, quando sono andati avanti con gli studi biblici, è passato. Sono stata tranquilla, serena, fino a che poi ho deciso di battezzarmi perché proprio lo sentivo dentro. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
sii battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Anni si hanno tanti altri propositi, ma la scelta che tu hai fatto, caro Giuseppe, è la parte che non ti sarà mai tolta. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Secondo la tua professione di fede e il mandato che il Signore mi ha affidato, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho il privilegio di battezzarti nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Amen. Oggi finalmente un traguardo della mia vita è stato raggiunto. Sono molto felice per questo. Ci sono tantissimi altri traguardi nella mia vita che riguardano tutto il Signore. Spero di camminare con Lui ogni giorno della mia vita. Un ragazzo si era recato per la prima volta a un funerale. Il poverino, nel salutare i parenti del defunto, non riuscì a ricordarsi che doveva dire condoglianze. Così, emozionato e a disagio, li salutò dicendo auguri. Certo, a un funerale vero, reale, non è proprio il caso di dire auguri, ma è sicuro che si possa dire auguri a un funerale simbolico. Infatti il battesimo è un funerale simbolico. La vasca battesimale rappresenta una tomba dove muore il peccatore e risuscita il cristiano perdonato e salvato. Per cui in occasione di una festa battesimale è proprio il caso di dire auguri. Cari amici, io vorrei fare gli auguri a tutti coloro tra voi che non sono stati ancora battezzati del vero battesimo di Gesù. La Chiesa Avventista non vede l'ora di farvi gli auguri. Tutto il cielo, gli angeli e la Trinità desiderano farvi gli auguri presso la vostra tomba per vivere, al vostro funerale per la vita. Padre di infinito amore, di grande misericordia, Padre, che chiami l'uomo alla conversione, ad una nuova vita. Grazie, Signore, perché queste quattro persone hanno sentito dentro il loro cuore l'impulso dello Spirito che le ha sospinte a iniziare presto una nuova vita con te. In Marco 16:16 Gesù afferma: chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, se no sarà condannato. Il battesimo quindi è una questione di vita o di morte. Gesù in Luca 7:30 dice ancora che chi non accetta il vero battesimo rende vano il consiglio di Dio. Qual è il consiglio di Dio per voi? Attraverso questi incontri non è forse vero che il Signore ha parlato alla vostra coscienza consigliandovi di seguirlo? In questo stesso momento lo Spirito Santo vi supplica di accettare la verità, i suoi comandamenti, il suo sabato, la sua chiesa, il suo battesimo. Il nostro Salvatore ha affidato un compito solenne alla sua chiesa del rimanente. In Matteo 28:19 egli disse: andate, ammaestrate tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Auguri! Auguri a tutti coloro che accettano il vero battesimo di Gesù.
La Chiesa avventista porge così gli auguri in 523 lingue in 200 nazioni del globo terrestre. Ellen White profetizzò che sarebbe giunto il tempo in cui ci sarebbero stati 1000 battesimi al giorno. Auguri ogni giorno per 1000 persone. La Chiesa avventista all'epoca odierna porge i suoi auguri mediante 3000 nuovi battezzati ogni giorno. Antonella, credi tu nel Signore Gesù e lo accetti come tuo personale salvatore? Secondo la tua professione di fede e secondo il mandato che il Signore Gesù mi ha affidato, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Amen. In Corea abbiamo detto auguri 1000 volte in un solo giorno. In una città della Cina un pastore avventista battezzò 2000 persone lavorando ininterrottamente dalle 8 del mattino alle 8 di sera e l'indomani fino a mezzogiorno. In Brasile in un giorno solo ci sono stati 3000 battesimi. In tutto il mondo avventista si celebrano circa 1 milione di battesimi all'anno. Auguri. Amen. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ma l'augurio più straordinario è quello che Dio Padre in persona è disposto a rivolgere a coloro tra voi che sono disposti a prendere la decisione di accettare il battesimo. È lo stesso augurio che fece a suo figlio Gesù appena uscì dall'acqua dopo essere stato battezzato. E gli disse: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. Cari amici, ci pensate? Il battesimo vi rende figli di Dio. Accettando il suo battesimo, egli dice anche a voi: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. Io stesso ho il profondo desiderio di farvi gli auguri, di compiacermi con voi. E infatti desidero rivolgervi un invito speciale. Siamo al 23° incontro e abbiamo studiato tutte le verità principali della Bibbia. Che cosa rimane? L'accettazione di esse, che si esprime mediante la decisione del battesimo. Questo è il momento più solenne dall'inizio dei nostri incontri. Mi sono trovato in situazioni come questa decine di volte, in decine di località, di fronte a centinaia di persone che, come voi, avevano conosciuto tutte le verità principali di Dio. E so che ogni volta, durante questo momento speciale, le forze del bene e le forze del male sono presenti. È presente Satana che vi suggerisce: lascia perdere, non crearti problemi, non accettare l'invito di Dio. Ti prenderanno in giro, avrai delle difficoltà, dovrai rinunciare a cose piacevoli. Però c'è anche lo Spirito Santo che vi supplica dicendo: Gesù è morto per te, per averti con sé nella nuova terra. La vita passa in fretta. Che cosa ti resterà quando sarai di fronte alla morte? Dio ti ha amato così tanto. Questo è il momento di dimostrare a Lui il tuo amore, la tua fiducia. Accetta il battesimo. Arrenditi a Lui. Esci da Babilonia. Entra nella Chiesa del Rimanente. Tutte le volte che mi sono trovato in questa circostanza ho visto con grande tristezza delle persone che si sono lasciate convincere da Satana. Una persona mi disse: non vengo più alle sue conferenze, se no mi convinco. Mi ricordo di un ingegnere che all'inizio mi aveva detto: io voglio ascoltare, ma non cambio religione. Poi più tardi mi disse con emozione: mi accorgo che potrei anche cambiare. Ma quando giunse il momento della decisione, arrivò al punto da mettere in discussione persino l'ispirazione della Bibbia pur di trovare una scusa. Un altro signore che dopo questo incontro andai a trovare a casa sua mi disse: signor Ferraro, noi abbiamo la pace in famiglia, ci lasci la nostra pace. Ma cari amici, sapete che cosa dice la Bibbia in 2 Pietro 2,21 a proposito di coloro che dopo avere conosciuto la verità non l'accettano? Dice così: per loro sarebbe stato meglio non avere mai conosciuto la strada giusta,
piuttosto che averla conosciuta e poi voltare le spalle al santo comandamento che hanno ricevuto. Amici miei, è successo così alle tre persone di cui vi ho parlato poc'anzi. La prima persona non venne più e perse ogni interesse religioso. L'ingegnere tornò nella chiesa che aveva lasciato, alle statue, ai ceri, all'acqua santa. L'ultimo ottenne la pace richiesta. Un brutto male lo condusse inesorabilmente alla tomba, ma non la tomba per vivere. Però, amici e fratelli, quanti magnifici ricordi ho di persone che all'invito che ora sto rivolgendo a voi risposero positivamente. Mi ricordo di Sonia che all'appello di Dio scoppiò in lacrime perché il fidanzato non era d'accordo. Sonia non rinunciò a seguire il Signore e per questo perse il fidanzato, ma ne trovò uno 100 volte superiore. Ora è battezzata e sposata, ha 2 splendidi bambini e insegna agli altri le preziose verità della Bibbia. Mi ricordo di Stefania. Dato che suo padre le impediva di battezzarsi, rimase a letto con la febbre alta e le passò dopo 1 settimana, quando suo padre le diede il permesso di battezzarsi. Mi ricordo di Giusi e Simona, che per la loro decisione al battesimo il padre non avventista le cacciò via di casa per qualche tempo. Ma alcuni anni dopo ho avuto il piacere di battezzare personalmente anche lui. Mi ricordo di Cettina, il cui marito, mentre la battezzavo, si presentò davanti al battistero e le sputò in faccia. Poi la cacciò via di casa, ma 2 giorni dopo salì sul terrazzo minacciando di buttarsi giù se la moglie non tornava a casa. E adesso frequenta la comunità anche lui. Cari amici, come posso descrivere l'indescrivibile gioia di coloro che ho immerso nelle acque battesimali? Enza aveva sulle labbra un incontenibile sorriso che non riusciva a spegnere. Loredana piangeva come una fontana, al punto poi che più che nell'acqua ebbi la sensazione di battezzarla nelle lacrime. Maria, quando dopo cruente lotte in famiglia scese nelle acque battesimali, in un simpatico siciliano esclamò: «Ah, finalmente ci arrinescivi!» Cioè, finalmente ci sono riuscita. Io stesso, appena battezzato a 29 anni, corsi in privato a chiedere a Dio in preghiera la sua promessa dello Spirito Santo. La Bibbia dice infatti: «Pentitevi, battezzatevi e riceverete il dono dello Spirito Santo». Ah, cari amici, ringrazio Dio che Egli mi ha battezzato con l'acqua, con il fuoco e con lo Spirito Santo. E il dono dello Spirito Santo, come pensano alcuni, non mi ha conferito delle strane lingue estatiche, inutili e incomprensibili. Il Signore, invece, a Lui sia la gloria e l'onore. Come dice la Bibbia, mi ha conferito una lingua esercitata, la quale mi permette di trasmettervi nel modo più comprensibile solenne questo appello dello Spirito Santo. Amici, vi supplico, prendete la decisione di accettare Gesù e il suo battesimo. Che il Signore vi benedica.